Ci siamo ragazzi, ci siamo. Aspettate che mo mi condivido. Ok. Ci siamo ragazzi. Vediamo se arriva qualcuno. Ci siete, buongiorno ragazzi, benvenuti in questa edizione 2018 del Trofeo Luigi Fagioli. Ciao Riccardo, buongiorno ragazzi, niente, ci siamo. Siamo arrivati mercoledì, ma ci siamo fatti il mercoledì e il giovedì di totale relax, quindi oggi venerdì stiamo iniziando a mettere in moto tutta la situazione. Siamo al paddock, abbiamo portato le gomme, i cerchi a gommare. Buongiorno Francesco. E niente, dai, ci siamo. Siamo qua, la ibettina veloce, solo per darvi un saluto. Adesso ci faremo qualche passaggio lungo il percorso. Vi informo, ovviamente vi informerò anche, questa notizia ve la darò, diciamo, anche durante le altre live, perché pomeriggio faremo un'altra live direttamente dalle verifiche e vi farò fare un giretto al paddock, perché qui c'è un paddock, ragazzi, spettacolare. Ciao Mattia. Purtroppo ragazzi, in questa gara non ci saranno le live, sia di gara 1 che di gara 2, sia delle prove che della gara, perché ragazzi, connessione non ce n'è. Cioè, praticamente passando dalla partenza, nel momento in cui entri in partenza e sali su lungo il percorso, non c'è verso di avere una connessione con nessun tipo di operatore. Cioè, abbiamo tutti gli operatori possibili ed immaginabili, ma non c'è connessione. Quindi questo è sabato sera e domenica sera, spero pure prima della sera, vi pubblicherò gli highlights della manifestazione. Poi settimana prossima, ragazzi, sì, non c'è connessione ragazzi, proprio assolutamente non si riesce neanche a telefonare. Forse al bottaccione si riesce a telefonare, ma su dove ci andiamo a mettere noi, assolutamente. Quindi non avremo riferimento manco dei tempi, quindi saremo lì noi sul percorso, ma non avremo neanche i tempi. Quindi vediamo di riuscire a fare come si faceva una volta, ci sistemeremo col cronometro in mano e cercheremo lo so, peccato sì, perché ragazzi, qua pomeriggio lo vedrete, cioè si respira un'aria ragazzi, Gubbio, se vi volete fare una trasferta, ragazzi, di quelle serie, venite a Gubbio perché è uno spettacolo. Intanto mi sa che gli stanno cambiando le gomme adesso al Buzzi. Mi sa che ci abbiamo 2 minuti, vi faccio fare un giro nel paddock, dai. Vi faccio fare un giro nel paddock. Ballerete un po' perché non c'ho lo steadicam montato, però ce lo facciamo lo stesso, dai. Aspettate che vi stacco. Allora. Ok, mi piace che vi faccio fare il giretto nel paddock. Intanto là c'è Erguzza che sta a montare le gomme, stanno sistemando delle gommine nuove sui cerchi. Si lavora e andiamo di qua, perché ho visto che c'è la macchina di sbrollini messa giù, quindi
gli diamo un'occhiatina. Scusate se ballate ragazzi, ma non era previsto sto giretto, stiamo perdendo questi 10 minuti di tempo e ne approfittiamo. Ne approfitto per farvi vedere qualcosina. Intanto guardate che spettacolo che c'è qua. Questa è solo una piccola parte del paddock. Qua ci stanno tutte le macchinette sistemate. Grande Francesco. Tanto qua c'è Ermillino di Vezzolla sistemato. Qua c'è la macchina, la Super Delta di Broglie. È uno spettacolo ragazzi, sta macchina è uno spettacolo. Tanto ci abbiamo pure il motorino a tema, motorino a tema con la macchina. Guardate che spettacolo che c'è qua, è un mostro. Devo essere sincero ragazzi, della Delta ci è rimasto ben poco, Vediamo qua che c'è sta. C'è qualche 106, qualche formulina, ma mi sa che la parte più cicciona del paddock è giù, Di là mi sa che c'è un altro pezzetto di paddock. Qua non c'è sta una mazza. Ci facciamo un altro giretto di là ragazzi. Oh, è andata di culo oggi. Non era prevista, non era prevista. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, se dovete farvi una trasferta, se dovete organizzarvi una trasferta seria per l'anno prossimo, fatevi Gubbio, dai. Fatevi Gubbio, vi fate il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e pure domenica sera. Vi fate la... guardate che tifoni, va! Vi fate la domenica sera, partite lunedì e state a posto. Intanto guardate che vi faccio vedere. Guardate che vi faccio vedere. Vediamo se la becchiamo. C'è uno spettacolo di Ford Fiesta motorizzata moto. Col cofano tirato via. Spettacolare. Qua ci abbiamo... credo che sia una storica, non una bicilindrica. Qua credo che ci siano le storiche, qualche RS. Ragazzi, non mancano mica le macchine oggi qui, 273 iscritti, quindi c'è tanta roba, dai. Pomeriggio vi faccio una live magari un pochettino più lunga, più organizzata, montiamo lo Steadicam. Qua c'è Del Pozzo con la Super 5, Senix stupenda. E niente, dai ragazzi, questo è il quanto. Io intanto me ne torno indietro perché mi sa che... Salvatore, siamo a Gubbio. No vabbè Francesco, qua io credo che ne verificheranno più di 250,
perché se ti fai i conti ci sono le solite 200 vetture di CVM che si sono fatte bene o male in tutte le gare, quindi sono 200 macchine più le 60-70 storiche del campione italiano, quindi supereremo abbondantemente le 250 vetture sicuramente. Quindi grazie Sebastiano, certo che ci siamo pomeriggio, come no? Pomeriggio siamo alle verifiche. Buongiorno ragazzi, aspettate che ok, vediamo di riuscire a passare, che ce l'abbiamo fatta. E niente ragazzi, questo è qua, intanto è arrivato Giovanni Grasso col camber, vediamo se riusciamo a beccarlo. Vediamo se riusciamo. Oh ragazzi, guardate chi c'è. Aspettate. Aspettate. Ma dico io, ma un saluto ai ragazzi del canale, me lo fai? Saluti. Salutiamo Paolo Bellini, com'è? Ci salutiamo dopo. No, aspetta che devo intervistare. Sì, dimmi. No, l'intervista lì. Ah, aspetta che arrivo. Chiudo la live e torno subito. Allora ragazzi, niente, ci siamo. Siamo il stanno intervistando il Guzza. Aspetta che arrivo. Stanno intervistando il Guzza. Vediamo se vi riesco a beccare il Grasso. Il Grasso l'ho visto. Ecco il grasso. È arrivato con la Clio, col camperozzo. Disgraziato! Sempre Forza Catania, ragazzi! Buongiorno a tutti! Ci siamo, dai, va bene. Chiudo la live, vediamo che voleva Paoletto. Niente ragazzi, dai, sta live l'abbiamo sgamata così. Ci aggiorniamo pomeriggio, facciamo una bella livettina delle verifiche. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se questo video vi è piaciuto, io vi saluto. Ciao ragazzi!